degli omaggio. Questo, no, 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 ma tranquillo. Lascia stare. No, il, fatto, il, posso, fa, no, il fatto di dire sono... i tuoi programmi, tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi perfetto. Qualsiasi cosa dici non è credibile da parte mia e da parte nostra. Sono davanti tra sindaci, dai. Però no, non vuol dire, io parlo con lui. Io parlo con lui. Andiamo con ordine. Tu pensa alla differenziata Reggio Emilia. Sì. Anche a Firenze. Quanto è la differenziata Reggio Emilia? 60. Sì, bravo. Sono una bella cosa. Bene, allora fate i sindaci. Siete stati eletti per fare i sindaci, non per fare queste cose. Se io ti do il voto per fare il sindaco, fai il sindaco. Ecco, allora finisce anche lui. Però io ti sento, per educazione ti sento. Perché il gesto che hai fatto è stato un gesto che io rispetto. Non voglio ti segnalo soltanto che io per i tuoi spettacoli non ho mai chiesto omaggio perché sono sempre venuto. No, siccome mi sono sempre piaciuto. Tu gli spettacoli in televisione, non li faccio io. Sai che non giro canale ogni volta che giro ci sei. Mi dispiace. E fai la macchietta. Una volta dici mai fare le scarpe a Letta e poi è successo quello che è successo. Mai andare al governo senza le elezioni. Poi dici entro il 15 la riforma elettorale. Non sei più credibile. Benissimo. Perché rappresenti della gente. Perfetto. Che noi siamo i nemici fisici di questa gente. Tu hai visto qua. Ieri che è successo? Due ragazze si sono uccisi per mancanza di lavoro. No, guarda questo problema del dolore, lascia stare, io ci sono in mezzo. No. Tu hai una cosa meravigliosa, tu fai un copia e incolla di cose meravigliose, hai delle idee straordinarie, prendi il camper, chi te l'avrà detto questa idea bellissima, poi giri in bicicletta, giri con la macchinina, ti attorni, vai in mezzo alla gente e dici non ho bisogno della scorta, perché la mia scorta sono i cittadini. Meraviglioso, hai delle idee bellissime. No, io non ti faccio parlare, io sono venuto a manifestarti la mia totale, la nostra totale indignazione a quello che tu rappresenti. Perfetto. Il sistema che rappresenti. Benissimo. A noi non ci interessa, perché noi faremo degli errori, ma siamo coerenti con quello che diciamo. Io se ho detto non prendiamo soldi, abbiamo rinunciato a 42 milioni, tu hai detto risparmiamo 1 miliardo col Senato. Non è vero, perché il Senato costa 560 milioni, posso, non 1 miliardo. Se... poi abbiamo metà stipendio. No, fammi poi parli tu, poi non parlo più. Allora abbiamo rinunciato allo stipendio, metà stipendio, ho fatto un conto per la piccola media impresa, non voglio neanche spiegarti il nostro programma, perché ce n'hai preso una metà e ti faccio tanti auguri se lo riesci a mettere in atto. Benissimo. Però il fatto che tu non sei più credibile, perché rappresenti De Benedetti, rappresenti gli industriali, rappresenti gente che ha disintegrato questo paese, puoi essere giovane, ma non sei giovane. Parli, l'altra volta ti ho sentito dire, per esempio, no, basta andare al bar qui fare rinfreschi. L'hai detto, non facciamo rinfreschi, è una politica nuova. Posso, l'hai detto tu. Posso. Bellissimo, quando eri presidente della provincia hai speso 20 milioni in rinfreschi in 5 anni. Non è vero. Guarda che... Allora, teniamo ben presente. Io non voglio parlare con te. Voglio parlare con lui. Mi dice, poi io e te ci mettiamo al bar e ci abbracciamo e parliamo di figli. Io con lui voglio dire che la nostra stima non ce l'ha. Noi siamo i conservatori. Vogliamo l'acqua pubblica, lui vogliamo la sanità pubblica. Vogliamo è quella di prima. Basta, no. Vogliamo la sanità. Tu vuoi fare TAV, grandi lavori, sì, cemento, basta. Non hai neanche un'idea di come potrebbe essere il mondo. No. Tu non ce l'hai. Detto che mi fai parlare. Non ce l'hai un'idea. Sono d'accordo. Passare dalle rinnovabili alle rinnovabili. Non sai neanche cosa sono, se io parliamo di queste cose. Benissimo. Non sai neanche cosa sono. Allora, passiamo di cose. Io rimango, siccome tu ora ti la parola, ti do un minuto però. Non ho tempo per te. Non abbiamo tempo per voi. Infatti, scusami, Beppe, in un minuto ti no, dico. Ma io non sono democratico. Però un minuto dammela. Ma non sono democratico con voi. Scusa, tu mi dai un minuto. Tu sei qui perché il tuo popolo... Se mi parli di spettacolo ti interrompo. Tu sei come Gaspari, se no sei un incrocio nemmeno, perché sei un incrocio tra Gaspari e la Biancofiore in questo momento. Quindi, allora, bene, mi dai un minuto, prendo un minuto e poi ci salutiamo, se questo è l'obiettivo. Sì. Il minuto te lo dico così. Sei qui perché il tuo popolo sul tuo blog... No, io non ho popolo. Il tuo popolo sul tuo blog ti ha detto che dovevi venire quando tu avevi detto il contrario. No, il tuo popolo, io tu in 30 secondi... Sono degli squadristi, in 30 secondi ti dico, noi vogliamo superare le province.
il Senato. Non è vero. E il titolo quinto. Non è vero. Non è vero. Il disegno di legge del Rio volete superare. Luigi, se vogliamo discutere nel merito parliamo. No, parlare no, quello non le abolisce le province. Signori, guardate, Luigi, ne parliamo volentieri. No, no, Beppe, perdonami. Io capisco il tuo. Io dico cosa possono dire e cosa non possono dire, bravi. Stiamo parlando di uno dei più grandi. Sta cercando di provocare. No, non ti sto provocando. Ascolta, Beppe. Sei un ragazzo. Io ho 40 anni di mestiere, se volessi provocarti. Io sono uno di quelli che pagava il biglietto, allora, che pagava allora, il biglietto per venire ad ascoltarti. Ascoltami. Insieme a un pregiudicato, insieme a Verdini, che è uno della massoneria di Firenze, a fare la legge elettorale. Tu sei una persona buona che rappresenta un potere marcio che noi vogliamo cambiare totalmente. Beppe, quindi almeno un minuto me lo devi dare. Non te lo do più. Ah, caro Federico. Allora, caro Beppe, se questo era e ti dico con gioia, ti comunico che non abbiamo nessun tipo di fiducia in te e non abbiamo assolutamente nessuna fiducia nel tuo sistema. Benissimo. Io non sono più democratico con una persona come te. No, non lo sei mai stato, te, per cui non è un problema. Perché bypassi il Parlamento, fate decreti di legge. Io faccio decreti di legge. Non sono mai entrato in aula ancora, Beppe. Luigi, il tuo sistema, perdonami Lorenzo. Beppe mi ha dato un minuto. La gente come cosa c'è, cos'è un decreto legge, che cosa ci mettono dentro. Nel femminicidio ci mettono la tavola, allora devi votare Beppe, tutto insieme. Pacchetti. Caro Beppe, 7 miliardi e mezzo alle banche, esci da questo partito. Blog, Beppe, no, esci da questo streaming. Questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone. Smettila dolore, su questo tema. C'è bisogno di affrontare le questioni reali. È finita. Buona giornata, è stato un piacere vederti. È stato un piacere per tutti. Ti do la mano. Grazie. E spero di vedervi in altre sedi. Ci vediamo. Buon lavoro. Ciao, bocca al lupo, buon lavoro. Ciao.